Vassallo è la condizione di colui che vive in stato di subordinazione rispetto a un signore col quale ha stabilito un preciso contratto di dipendenza. Alcune forme di questo istituto esistevano già nell'antichità con la commendatio, ma il vassallo del Medioevo si caratterizzava per avere una condizione sociale piuttosto elevata, in quanto era tenuto a offrire prestazioni militari al suo signore, mettendo a disposizione armatura e cavallo, beni di un certo costo, che solo pochi potevano permettersi. I vassalli, pertanto, costituiscono la clientela di armati che, in particolare nel periodo carolingio, si mettono al servizio di re, conti e vescovi. Grazie a questa loro abilità e forza militare, essi acquistano anche un'importante funzione politica. Infatti, i grandi vassalli vengono collocati dal sovrano ad amministrare zone del suo regno e, per garantirsi la loro fedeltà, il re stabilisce con loro il patto di vassallaggio, nel quale il vassallo riconosce la supremazia politica e militare del re. Questo atto di omaggio all'autorità suprema del re è evidenziato anche attraverso una cerimonia di tipo religioso, in cui il vassallo si obbliga a offrire servizio al suo signore e quest'ultimo lo ricompensa concedendogli una terra in beneficio, il feudo.